Allora, commissario Guglielmo Bonati, Guglielmo, una buona vittoria, soprattutto un ottimo primo tempo e poi una fase di contenimento anche lodevole nella ripresa, no? Ma secondo me è meglio nel secondo tempo per come si era messa la partita. Invece il primo tempo sembra buono, ma non è abbastanza buono per quello che l'avversario ci stava concedendo. Quindi il primo tempo doveva essere migliore sotto il profilo della realizzazione, di tutta la manovra e della realizzazione. E invece il secondo tempo, dove si sono perse un po' di distanze, questo campo qua secondo me, boh, la gente dice che ci va bene, ma a me secondo me ci penalizza. E quindi alla fine la squadra avversaria, comunque mettendo tanto ardore e mettendo giocatori freschi nel secondo tempo, ha fatto meglio di noi sotto il profilo del possesso della manovra. E poi la partita è diventata confusionaria, come troppe partite diventano qui confusionarie. Quindi è un calcio che forse andava bene quando la squadra era di livello un po' più basso. Oggi secondo me ci chiude tanti spazi, non è un campo di calcio. Quindi non ti vedo particolarmente contento, no, della gara in generale. Ma io volevo cambiare campo, io ho chiesto alla società di cambiare campo per tutto l'anno, quindi ti fa capire come non apprezzo questa situazione, che la colpa non è di nessuno ovviamente, perché bastava espropriare 5 metri di una casa a destra del campo per fare un campo di calcio. Questo è un campo di calciotto e quindi dobbiamo valutare la partita per il campo, ogni volta ci dobbiamo mettere il campo. E quindi la partita a un certo punto diventa confusionaria. Non è che noi siamo il Real Madrid, che in un campo stretto ci mettiamo a fare il tiki-taka per 95 minuti, e quindi diventa un flipper. E nel flipper poteva anche starci un'occasione per loro casuale, perché grosse occasioni non mi sembra che l'hanno costruita, però sul rimpallo una cosa può succedere di tutto. La squadra deve stare concentrata 95 minuti su un campo, mentre magari in altri campi puoi anche gestire un po' la cosa, come abbiamo fatto domenica con Città Sant'Angelo. E quindi la ringrazio, perché secondo me, dopo aver speso tanto dal punto di vista mentale domenica, hanno tenuto bene in questa partita, dove il Lanciano ha fatto una tattica ben precisa: contenere il primo tempo con tanti ragazzi e poi pian piano metteva i giocatori over titolari in campo. E mica è facile poi portare il risultato a casa. E infatti poi gara che adesso rimane aperta nel match di ritorno. Ma sarebbe rimasta aperta anche con un gol in più o in meno degli altri, però secondo me è un buon risultato. Poi si va a Lanciano, probabilmente in un campo un po' più grande, dove bisogna attaccare, bisogna difendere, bisogna contrattaccare. Se è vero quello che dico, faremo una partita migliore. Perfetto, in bocca al lupo allora. Crepi lupa, grazie. Allora, mister Memo, un primo tempo non ottimale, poi però una buona ripresa. No, invece non sono d'accordo. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e un ottimo secondo tempo. I ragazzi hanno fatto una grande prova, sono contento, considerando il fatto che abbiamo dato l'opportunità a tanti di riposare. Abbiamo giocato con tanti ragazzini che hanno fatto veramente un'ottima gara. Certo, dispiace per il risultato, perché non vogliamo perdere, non dobbiamo abituarci a perdere, ecco. Però io credo che se torniamo a giocare così, con questa grinta, con questa rabbia, con questa cattiveria, torneranno anche i risultati. Anche perché poi inserendo via via anche dei pezzi over nella ripresa, chiaramente si è visto un Lanciano che se la può giocare, verrebbe da dire con tutti, no? Sì, io sono convinto di questo, ci dobbiamo credere per prima noi. E forse ci manca un po' di autostima, la squadra è molto giovane e in questo dobbiamo ancora migliorarci. E dobbiamo lavorare sempre durante la settimana, ma io credo che mettendo questo atteggiamento come abbiamo messo oggi, i risultati torneranno. Assolutamente, in vista del ritorno, oggi c'era anche una discreta cornice di pubblico da parte vostra, sarà una gara sicuramente apertissima, no? Sì, ma i nostri tifosi ci seguono sempre in massa e questo è un'arma in più per noi che dobbiamo sfruttare. E il ritorno è ancora aperto, quindi siamo contenti oggi. E cercheremo di lavorare bene in settimana per preparare comunque la partita di domenica, che è fondamentale per noi. E torneremo a giocare qua, tra l'altro, quindi niente, siamo contenti e speriamo di continuare così. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.